mi sono alzato. Ma fa impressione in un paese dove la sinistra è sparita vedere così tante bandiere di sinistra oggi? La sinistra non è sparita, la sinistra è frammentata, ma c'è un popolo di sinistra che è molto grande e in occasioni come queste si vede tutto assieme. La sinistra non è morta. La marcia dei 50.000 NoTav a Torino ha rispolverato centinaia di bandiere e ha riunito dalla Valsusa alla Sicilia il popolo di sinistra. Credo che sia giusto che ognuno possa venire con la propria bandiera e con la propria identità. Ci sono, penso, sostenitori di più forze politiche, ma il movimento NoTav è questo. Sulle barricate non siamo griffate! Anche il Movimento 5 Stelle compatto in piazza, senza se e senza ma. Siamo tutti e 23 i consiglieri comunali, cioè con noi il vice sindaco Montanari con la fascia al tricolore. Il Movimento Grillino è sempre stato compatto sulle tematiche soprattutto del NoTav. Tutti molto convinti NoTav, quindi non c'è nessuno che si smarca, anzi. I 5 Stelle dunque la TAV non la vogliono, ma di mezzo oggi ci sono un contratto di governo e Matteo Salvini. Ciò che ci lega alla Lega è solo un contratto di governo. Sono sicura che molti della Lega, compreso Salvini, sono convinti del perché andrebbe fatta l'opera, noi siamo altrettanto convinti del perché non andrebbe fatta. Non è una questione di mantenere le promesse, non siamo al governo da soli, siamo al governo con un'altra forza politica, governiamo sulla base di un contratto. Di fatto il contratto è scritto nero su bianco e non tratteremo su quel punto, quindi Salvini può incontrare chi vuole, ma quel punto è intoccabile. È da Di Maio a questo punto che si attendono risposte chiare. Ma gli chiediamo di tirar fuori le palle e di resistere e di portare a casa quello che hanno detto. Per adesso speriamo che non vengano comperati anche loro. Ma ce n'è anche per Salvini. Il primo che stacca la spina a questo governo ha perso, quindi occhio a Salvini.